Sono stazionarie le condizioni di Ombretta Cordoni, 60 anni, di San Giuliano Terme, la cassiera del Penny Market ferita giovedì sera con un colpo di arma da fuoco da un rapinatore. La donna è ricoverata al San Luca e non è in pericolo di vita. Il giorno dopo la rapina, il Penny di Pontetetto è rimasto costantemente sorvegliato da un istituto di vigilanza privato. Il grave episodio rimarrà per sempre nella memoria di chi ne è stato testimone, come Antonella Egidio, che lavora alla gastronomia del supermercato. Io ho sentito soltanto il botto, non ho sentito altro. Mi sono girata al momento del botto perché pensavo fosse un vetro, siccome è stato un boato grande, e dopodiché mi sono girata e ho visto Ombretta con la mano al petto. E poi lei si è accasciata, però non ho visto correre e dopo dalla paura ci si è inchinati dietro il banco, quindi non abbiamo visto altro. E poi è corsa la gente a soccorrere lei praticamente. Ecco, lei è rimasta per terra per tutto il tempo fino all'arrivo dell'ambulanza, però era cosciente? Lei era cosciente, sì. Ombretta era stata cosciente fino a 5-6 minuti, poi è iniziata a impaurirsi, quindi, però è stata cosciente, via fino all'ultimo si faceva coraggio. E questi sono i commenti dei clienti del Penny Market. Italia da male va in peggio, quello che pensiamo tutti. C'è da aver paura anche andare al supermercato. Ma veramente? Quello che pensavo prima. C'è da aver paura di andare in tutti i posti praticamente. Sì. Ma c'è sempre da stare impauriti, io non posso di altro. Non siamo più tranquilli da nessuna parte. Ma soprattutto chi lavora qui chiede maggiori controlli. Spero ci sia un po' più di controllo ora, perché non si può venire a lavorare con questa paura qui. Voi è già tanto che chiedete controlli in questa zona perché non ci sono belle frequentazioni, avete detto. Sì, è sempre frequentata da gente non raccomandabile e non c'è quasi mai controllo. Anche se si è sempre chiesto, si esce la sera tardi da sole, quindi ci sarebbe bisogno di maggior controllo, assolutamente.